Speciale cinema. Buonasera cari amici di Parola Libertà, siamo qui per la rubrica cinema, siamo venuti a vedere all'Happy Cinema, addirittura in 3D, Batman incontra Superman. Siamo venuti perché qui con me ho Luca D di Mondo AD. Ecco Luca, dacci una tua prima impressione su questa proiezione che abbiamo visto. Ricordiamo a tutti che era in 3D su un nuovo maxi schermo. Sì, come stiamo dicendo, questo nuovo sistema che abbiamo inventato dal 5 novembre, qui leggo, che si chiama IMAX, è una sala grande, molto molto grande, veramente molto bella, soltanto che lo schermo, se qualcuno si mette in versione, si mette al lato destro o lato sinistro in profondità, vede lo schermo una mezza chiavica. Quindi praticamente questo nuovo schermo non ti ha dato questa grande impressione, perché c'ha un po' l'effetto di curvo. Esattamente. Quindi diciamo, quindi visione non è stata delle migliori, eppure è un nuovo assolutamente 70 milioni di fix. Merita lo schermo, secondo me, per chi si mette il lato mio merita zero lo schermo proprio. Quindi merita più altro quello là che sta più sul centro. Quindi come votazione, che votazione diamo al film? Al film o allo schermo? No, adesso andiamo proprio nel giudizio della recensione del film. Adesso abbiamo parlato dello schermo, andiamo adesso sulla recensione del film. Allora, il film merita 5, Batman invece merita 10, Superman merita 2, il cattivo merita 1, devo dire in totale che tutto il film secondo me merita un bel 6. Benissimo, promosso nonostante le difficoltà che abbiamo visto. E cari amici di Parola Libertà, abbiamo qui con noi un gruppo di supporter che sono venuti con noi a vedere questa primissima, e c'è la dottoressa Maria, no, sorella di Maria Villani, Vittorio Villani da Gianturco. Ecco, ci dà una sua impressione su questa visione. Allora, il film complessivamente merita 8 secondo me, perché gli effetti speciali erano veramente molto belli, una tecnologia sicuramente superiore al semplice 3D. Ovviamente la trama aveva, come dire, dei punti un po' deboli, quindi non era sempre godibile il film, però complessivamente una bella visione e da consigliare anche alle altre persone. Benissimo, allora adesso andiamo su un giudizio, come ho chiesto a Luca Addi, se vale la pena venire fino all'Happy per vederlo in 3D rispetto a un tradizionale film. Ecco, questo film meritava di essere visto in 3D oppure comodamente si poteva vedere in modalità tradizionale, vista diciamo le scazzottature e diciamo la piega che ha preso il film? Sicuramente da vedere in questo nuovo tipo di tecnologia. Credo che perderebbe buona parte dei suoi effetti vista nella tecnologia tradizionale. Va benissimo, allora qui con noi abbiamo anche una sorpresa, non lo volevo dire, però c'è una sorpresa dell'ultima ora. Oltre ci abbiamo, innanzitutto volevo ringraziare Maria per Maria Villani, intendevo, del naprolline.com, adesso ho imparato dopo vari cazzetti che mi ha fatto Maria. Grazie, buonasera. E volevo innanzitutto ringraziarla per la sua recensione del teatrale che ha fatto nella scorsa puntata. È stato un piacere, grazie a te. Allora, già che sei venuta anche tu, dai anche tu un giudizio sia sulla qualità del monitor ma anche sulla recensione vera e propria del film. Allora, lo schermo è veramente bello, merita, perché dà un'idea di grande spazio, e questa tecnologia in 3D speciale, IMAX, ti dà l'idea di essere proiettato al centro dell'azione, cioè come se tu spettatore facessi effettivamente parte del film, e specialmente in determinati tipi di pellicole ti fa sentire molto più coinvolto, quindi è bello per chi ama il cinema poter vivere un'esperienza sensoriale a tutto tondo. Il film, vabbè, la trama lascia il tempo che trova, anche perché poi... Cioè sei soddisfatta, diciamo, della trama oppure c'ha delle pecche, diciamo? In determinati momenti si appesantiva un po',
La trama ci aspettiamo quella che è, poi d'altronde, senza voler anticipare nulla, però sono tutti figli dell'11 settembre. La solita idea di cattivi e di buoni rappresentata diversamente. Forse la cosa bella è vedere i supereroi che si presentano qui, che non sono proprio quelli originali, ma sono i figli, come figli del nostro tempo, e questa proiezione di questi supereroi che erano degli anni 40, degli anni 50, in un'epoca moderna, con tutte le loro debolezze, a differenza dell'eroe di tutto di un pezzo, così come è nato tradizionalmente nelle strisce e nei fumetti. Benissimo, ringraziamo sempre Maria Villani per questa sua recensione, sta superando ovviamente la prova. Io direi che è l'ora di abbandonare lo sport e di passare definitivamente a Parole Libertà. E ringraziamo i nostri cari amici per l'ascolto, per questa rubrica Cinema in Esterna, e prossimamente ci organizziamo sempre con Maria Villani, se avrà voglia, per un'altra esterna. Da Napoli e Cinema è tutto. Ci rivediamo alle prossime. Ringraziamenti. È un bel contributo questo qua, cari amici, radio amici ascoltatori. Raffaele, è stato un piacere mio di poter dare un flashback della serata. Esattamente, e raccontateci voi due, cari amici, insomma, questa sensazione. Sentivo parecchie critiche effettivamente del film. Sì, in effetti per quanto mi riguarda un po' difficile, un po' complessa la spiegazione, perché chiaramente il film è stato fatto in 3D per dare quelle emozioni in più, da rilevare le prestazioni sia di Batman che Superman. Diamo i voti, allora, ecco. Chi si merita chi è promosso e chi è bocciato, se volete anche chi è rimandato. La trama chiaramente non ha un filo logico, è molto povera, quindi questa la rimandiamo. Invece i personaggi in sé per sé escono vincenti, perché comunque il loro ruolo è fatto bene dagli attori Ben Affleck e l'altro attore che adesso... Quindi per te comunque promossi? Sì, promossi, diciamo, ovviamente. La bocciatura? La bocciatura, forse la trama va rivista, su questo sono convinto. Ok, perfetto, questi la tua elencazione. La tua, caro Luca, promossi, bocciati, rimandati? Ma guarda, sinceramente questa domanda che tu mi hai appena fatto a riflettere un pochettino, perché ci sono stati degli attori che hanno fatto bene il loro compito, quindi anche tu promuovi. Una persona che mi ha stupito molto è stato l'attore protagonista che mi ha dato Bruce Wayne, cosa che io non mi aspettavo proprio, perché io non mi è mai piaciuto quell'attore, e ancora adesso è ancora franchino, ma come ha avuto interpretazione di interpretare Bruce Wayne, ti sei ricreduto di Ben Affleck, ha creato un personaggio proprio uguale proprio dei fumetti della DC Comics, un vero Bruce Wayne, rispetto a Christian Bale. Ben Affleck ha saputo superare meglio l'interpretazione. Quindi uno promosso e l'altro bocciato, sì, o comunque rimandato, ecco. Meglio Ben Affleck che fa Bruce Wayne che qualsiasi altro attore che ha interpretato Bruce Wayne. Quindi chi è che, diciamo, abbiamo già stabilito promossi e bocciati, quindi chi è che rimandi? Quello lì che ha fatto l'attore che ha interpretato Superman, quindi c'è questa impresa di essere bocciato, quindi, e rimandato, in pratica, ecco. Riguardando invece Wonder Woman, ricordiamo, c'è una parentesi, parallelo, mi piace una parentesi di Wonder Woman, come insomma poche sempre niente, però la bonazza merita proprio di essere superata. Voto di Wonder Woman, Wonder Woman 10, anzi anche Ben Affleck che in Bruce Wayne, quindi 10. Ok, quindi sì, Superman, 10, 4. Facciamo 20 e ce li andiamo a giocare. Ok, se avete altro da aggiungere, cari ragazzoni, così insomma, se avete qualcosa da aggiungere, se no, io penso che comunque ci sia la possibilità per un sequel, perché comunque così dà l'impressione la trama, e quindi ma ci sarà, ci sarà sicuramente, ci sarà, per un sequel. C'è comunque ci fa capire che ci sarà un Anche Wonder Woman, come diceva Luca, insomma, è apparsa negli ultimi 10-20 minuti del film, però comunque con una sua personalità, a parte la bellezza, e quindi
questo ci fa invitare i nostri amici comunque ad andare a vedere, a prescindere dei nostri giudizi, per avere un proprio giudizio sia in tra i film tradizionali sia con la formula 3D.